In diretta dunque dallo Stadio Olimpico di Roma per questa gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra la Lazio e gli austriaci del Salisburgo, una gara che arriva dopo una due giorni di Champions League assolutamente negativa e da dimenticare per quanto riguarda i risultati di Juventus e Roma, quasi fuori ormai dalla competizione dopo le larghe sconfitte subite rispettivamente contro il Real Madrid e il Barcellona, e dunque tocca alla Lazio salvare l'onore del calcio italiano in questa Europa League, che è diventato un obiettivo importante per la squadra di Simone Inzaghi, che ha di fronte a sé la possibilità di centrare la semifinale 15 anni dopo l'ultima semifinale raggiunta dalla Lazio, era allora la Coppa UEFA nel 2003, e allora Simone Inzaghi era in campo con la Lazio. Simone Inzaghi che oggi festeggia il 42esimo compleanno e vorrà certamente dai suoi giocatori come regalo una vittoria, possibilmente con più gol di scarto, ma l'obiettivo principale della Lazio questa sera è quello di non subire gol, perché bisogna ragionare ovviamente nell'ottica dei 180 minuti. Ed è vero, la Lazio poteva affrontare una squadra più blasonata in questa Europa League, il sorteggio è stato abbastanza favorevole, ma attenzione perché questo Salisburgo è una squadra assolutamente temibile, imbattuto da 34 partite, l'ultima gara persa in Europa risale al 20 ottobre del 2016, 1-0 in casa con il Nizza, ed ha una striscia positiva davvero importante, come detto non perde da 34 partite, non perde da 19 gare in Europa, e quindi attenzione a questo Salisburgo che ha fatto fuori, dopo aver vinto il proprio girone, ha fatto fuori Real Sociedad e soprattutto Borussia Dortmund, ed è la migliore difesa in Europa League, solo 5 reti subite. Immobile per Basta, ottimo inserimento, area di rigore, Basta, pallone in mezzo, liscio e rete, la Lazio è passata in vantaggio, la Lazio è passata in vantaggio con il suo capitano Senad Lulic, 8 minuti di gioco allo Stadio Olimpico, la Lazio in vantaggio, ha segnato Lulic dopo una bellissima trama offensiva dei biancocelesti con Dusan Basta che si era liberato sul settore di destra, ha messo in mezzo un pallone invitante, quelli che fanno male alle difese avversarie, un pallone basso, quello di Basta, era andato sul pallone stesso Immobile, l'ha lisciato ma alle sue spalle c'era prontissimo Senad Lulic che di piatto ha insaccato in diagonale. La Lazio in vantaggio dopo 8 minuti, Lazio 1, Salisburgo 0, Senad Lulic. Salisburgo messo male in difesa, sulla destra è sceso Basta che con un cross raso terra l'ha messa in mezzo nell'area di rigore, come dicevi tu Immobile non è riuscito a prenderla, proprio Lulic ha chiuso sulla sinistra andando a fare una grande corsa e l'ha messa sul secondo palo per la porta di Piesa dal Walk, bellissimo gol, veramente anche una buona azione, ma il Salisburgo malissimo, anche perché la difesa si è fatta trovare disattenta e anche messa male. Vediamo Schlager, si destreggia, Schlager riesce a servire in qualche modo sul settore destro, Liner che cerca l'affondo, parte il cross insidioso, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, c'è un giocatore del Salisburgo, Dabur che è a terra, lamenta, un contrasto, lamenta una gomitata, sì, di Basta si in gioca. Area di rigore ancora lì per terra. Che non si riesce gioca, ad alzarsi. Vediamo un po', si gioca. I giocatori si lamentano, sta ammonendo Basta. Vediamo un po', sta ammonendo Basta e credo che abbia concesso un calcio di rigore. Sì. Credo che abbia concesso calcio di rigore. Sì. È stato ammonito Basta e tutti i giocatori della Lazio vanno intorno al direttore di gara, che evidentemente è stato richiamato dall'assistente di porta. Vediamo un po'. Non mi sembra, non mi è sembrato un'azione che abbia dato una gomitata, solamente per girarsi ha appoggiato la mano sul volto di Dabur, troppo severo Ategan, troppo severo. La Lazio ha già avuto sin troppi problemi in campionato con il VAR e adesso deve L'avevo visto subito che lui si è buttato subito per terra. L'arbitro rumeno è stato troppo severo troppo con la Lazio. Severo, stava guardando il pallone tra l'altro. Ma in poi area, si era anche girato, Basta, nel girarsi ha appoggiato la mano sul volto e lui si è buttato giù per terra. Calcio di rigore incomprensibile, assegnato al Salisburgo.
Vediamo Berisha. Berisha, omonimo dell'ex portiere della Lazio, e deve fare il miracolo Stracoscia. Siamo al 29esimo, rigore per il Salisburgo. Vediamo Berisha contro Stracoscia. Sta per partire il numero 14 del Salisburgo. Parte, tiro, rete centrale. Stracoscia era andato a destra. Il Salisburgo pareggia. Il Salisburgo pareggia alla mezz'ora. Alla mezz'ora è 1-1. Ma c'è un'altra ammonizione. Ora la Lazio non deve innervosirsi. Troppo nervosa Lazio. La Lazio non deve innervosirsi. Comprendiamo. Manca ancora un'ora. Tanti minuti ancora da giocare. Comprendiamo lo stato d'animo dei giocatori della Lazio, chiaramente, per tutto quello che è successo nell'arco della stagione, anche in Europa. Ora problemi grossi decisioni avverse da parte dell'arbitro, in questo caso il romeno Ategan. Insomma, un rigore che regalato, secondo me, che potrebbe essere molto pericoloso. Arriva Leiva dentro in area di rigore, per Immobile, è buono che si va a scontrare, e poi la palla che termina sul fondo. Si è andata a scontrare con Milinkovic, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo con Immobile, che a quel punto aveva calciato da posizione impossibile. Si è scontrato con Milinkovic Immobile, peccato davvero, perché questa era una ghiottissima doveva lasciarla Immobile. Poi Milinkovic ha calciato, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Lulic, linea di fondo, Lulic sterzata a rientrare, il cross, ecco. Milinkovic è fuori, colpo di testa di Milinkovic da fermo, praticamente ha schiacciato il pallone, ci è andato evidentemente troppo sicuro. Una pennellata di Lulic sul secondo palo, Milinkovic voleva piazzarla sul primo palo quando forse lo va a incrociare. Luis Alberto, area di rigore, entra, messo giù, niente, non ha dato rigore, non l'ha dato neanche al contropiede del Salisburgo. Luis Alberto, 3 contro 3, attenzione al Salisburgo, pallone al limite, c'è Dabur, area di rigore, Dabur, tiro rimpallato. Beh, e tutti intorno all'arbitro, ancora una volta Luis Alberto che è volato per terra all'interno dell'area di rigore. Un altro episodio contro Inzaghi, che è entrato anche in campo. Attenzione, Inzaghi va verso l'arbitro e soprattutto, ecco, va a parlare con l'arbitro, a calmare, anche con l'assistente che ha dato a calmare i giocatori della Lazio. C'è lo scatto di Luis Alberto sulla destra, Lulic lo ha visto, ecco lo spagnolo servito, area di rigore, pallone in mezzo, parava, rete, l'annullato, vediamo un po', rete. La Lazio in vantaggio, ha segnato Parolo, 2-1 per la formazione allenata da Simone Inzaghi, che ha seguito benissimo l'azione. L'arbitro se l'ha portato minacciosamente all'interno dell'area di rigore, sul punto dove Parolo aveva calciato, e per un attimo ho pensato che annullasse il gol. Buona azione della Lazio, che da Lulic ha cambiato subito sul fronte opposto dove c'era Basta da solo, e Luis Alberto, scusami, che ha messo una grandissima palla di tacco, che ha fatto gol. Bellissima azione, bellissimo gol di Parolo, complimenti, perché ha fatto un grandissimo gol di grande tecnica, e la Lazio si porta in vantaggio. Questo potrebbe dargli anche in questo momento autostima. Ennesimo assist di Luis Alberto, ma preziosismo di Marco Parolo, che di tacco ha messo alla dentro Bettega come San Siro. Alla Bettega come San Siro. E ne sai qualcosa? Ne sai qualcosa. Lazio 2, Salisburgo 1, al quarto minuto della ripresa, prodezza di Marco Parolo, che di tacco ha spedito il pallone in rete sull'assist di Luis Alberto. Recupera il pallone Aidara, poi la pressione della Lazio, recupera Luis Alberto, si allarga Lulic, cioè Luis Alberto può calciare, col destro, centrale però Luis Alberto, che occasione per la Lazio. Vediamo il Salisburgo, che comunque sta disputando una buona partita, un buon secondo tempo. Minamino, occhio a Dabur, area di rigore, Minamino, rete, appena entrato in campo il giapponese, al primo pallone in pratica, ha segnato il gol del 2-2. Disattenzione della difesa della Lazio, perché non si sono capiti, e sto pallone è andato a finire a questo giocatore che ha trafitto Stracoscia sul primo palo, però una disattenzione grossolana dei difensori della Lazio, tutti su un uomo, hanno lasciato Minamino da solo davanti a Stracoscia. Combinazione con Dabur, che gli ha dato questa palla, tutti su Dabur, 3-4 uomini, e lascia Dabur con un tocco di esterno ha servito Minamino, che non ha avuto problemi a infilare Stracoscia sul primo palo.
davvero clamoroso. E insomma, stessa situazione di Lazio Dinamo Kiev. Beh, la stessa cosa. 2-2, Minamino. Beh, neanche un minuto ha fatto subito gol Minamino. Un minuto. Si è trovata sta palla libero da contrasti, da uomini, però hanno fatto molta densità su Dabur e lasciando libero Minamino. Avevamo appena detto, Salisburgo sta giocando un buon secondo tempo, una buona partita, ed è arrivato subito il gol. La Lazio che è andata due volte in vantaggio, due volte recuperata dagli avversari. Ora siamo al 29esimo minuto, davvero complicato il compito per gli uomini di Inzaghi. Parte Anderson, va via, eccolo. Anderson, cost to cost, grandissimo gol di Felipe Anderson, che fa impazzire lo stadio olimpico, una sorta di cost to cost, quello del brasiliano che è andato via tutti praticamente gli austriaci, li ha dribblati tutti come il migliore Alberto Tomba e ha battuto in uscita il portiere Valche. Un gol fantastico. Felipe Anderson non è nuovo a questo tipo anche di azione, ha preso il pallone, ha dribblato un uomo in velocità, con grandissima velocità, è stato anche freddissimo davanti al portiere Valche, che l'ha ovviamente perforato con un grandissimo gol. Un gol meraviglioso, quello di Felipe Anderson, che riparte in vantaggio la Lazio per la terza volta in un altro momento difficilissimo. Se n'è andata via di forza, in velocità, due avversari, li ha lasciati sul posto. L'ultimo è stato Chalet Tassar, si è letteralmente inventato un gol, se l'è costruito lui, Felipe Anderson. Lazio 3, Salisburgo 2. Beh, i due centrali questa volta si sono fatti sorprendere, andando incontro a Felipe Anderson in velocità, mentre lo dovevano accompagnare sull'esterno. Hanno voluto per forza andare a prendere la palla. Felipe Anderson è bravissimo nello stretto a dribblare, come ha fatto nell'ultima azione, e ha fatto veramente un grandissimo gol. Vediamo la Lazio che recupera il pallone, c'è Leiva, pallone per Immobile, rete! È arrivato il suo timbro, è arrivato il timbro del capocannoniere Ciro Immobile, 4-2 al 31esimo minuto. 37 in 40 partite, 37 gol in 40 partite di Ciro Immobile sull'assist di Lucas Leiva, che è andato a recuperare un prezioso pallone sulla tre quarti campo, ha messo in movimento Immobile che ha trafitto in uscita Valche. 4-2 per la Lazio, è cambiato tutto in pochissimi minuti. Gol importantissimo per questa partita, perché vuol dire di andare in Austria con più tranquillità. È un risultato secondo me giusto. Poi Felipe Anderson con una magia riesce a farla passare, fallo di mano netto ancora una volta, ecco, forse, attenzione, notizione allo stadio olimpico, la prima ammonizione, notizione allo stadio olimpico, è stato ammonito Schlager, e altra notizione, era diffidato. Questa è una bella notizia, perché è fra i migliori giocatori del, fammi prendere il minuto, degli Sergio, perché questo in 83esimo, per quanto riguarda il racconto della partita, va detto, 38esimo minuto, prima ammonizione contro il giocatore del Salisburgo, ammonito Schlager. Attenzione, Immobile, colpo di testa, la parata di Valche sul cross di Marco Parolo dopo l'ennesimo pallone recuperato da Leiva. Ecco Milinkovic, Caicedo lascia il pallone sfilare a Felipe Anderson, il cross, Caicedo, la parata del portiere miracolosa sul colpo di testa di Caicedo. Ancora la Lazio vicinissima al gol su altro assist di Felipe Anderson. Anderson per Patri, cara di rigore, Patri, Diego, fuori di pochissimo, ha sfiorato il gol Patrick. Scadono i tre minuti, può finire così, direi. Vediamo se fischia il direttore di gara. Arriva il triplice fischio in questo momento, e la Lazio batte il Salisburgo per 4-2 dopo una serie infinita di avversità che ha incontrato durante questa partita, anche per colpa di alcune decisioni contrarie dell'arbitro Romeno Ategan. Commento, beh, la Lazio devo dire, il massimo, da una serata molto complicata. Una Lazio che ci ha sempre creduto, è stata sempre in partita, dopo che dall'inizio ha avuto una partita complicata contro una squadra che non è facile da affrontare, perché ha velocità, ha gamba, ha fantasia, è ben organizzata. Diciamo, Sergio, che un 4-2 è difendibile anche al ritorno. Beh, no? Sicuramente più del risultato, non deve perdere 2-0, come sarà messa la partita. Questo è un grande risultato, perché puoi andare anche a Salisburgo e giocartela. Ma io sono convinto che questa Lazio, andando a giocare in Austria,
se gioca con intelligenza può far male. E poi, anche, come dice Massimo, avrà più spazio per il contropiede, no? Massimo, infatti. Grazie allora, Sergio. Grazie, Primo, buonanotte, grazie a tutti. Grazie, è l'unica, ricordiamo che è l'unica delle tre italiane che ha vinto nelle coppe. Grazie, grazie. Grazie ad Alessandro Pazienza, Roberto Lattanzi alla parte tecnica, tutto dall'Olimpico. Lazio batte Salisburgo 4-2. A te, Maurizio Ruggeri. Buonanotte a tutti.